Buongiorno ai nostri amici, sono tornato all'Istituto Materboni Consigli, stavolta non ho davanti Don Ricossa come l'altra volta, ho davanti a me Don Ugolino Giugni. Sono venuto qua oggi all'Istituto Materboni Consigli a incontrare Don Ugolino perché ritengo che questo sia un periodo in cui c'è bisogno di riferimenti, di modelli proprio a cui guardare, perché stiamo vivendo un'epoca in cui, insomma, mi pare che tanti modelli in giro poi non ci siano. E mi è capitato tra le mani, anzi no, non mi è capitato, l'ho acquistato volontariamente, proprio un libro di Don Giugni che riguarda San Pio V. Eccolo qua il libro, fa vedere Don Giugni. Don Giugni, perché un libro intanto su San Pio V? Ma innanzitutto possiamo dire un libro che fu pubblicato, no, possiamo dire, ormai una quindicina di anni fa, in occasione del cinquecentenario dalla nascita, e quindi parliamo del 2004, e quindi nel 2004 ricorrevano i 500 anni dalla nascita di San Pio V, l'ultimo papa piemontese, originario di Bosco, vicino ad Alessandria, oggi conosciuta come Bosco Marengo, ma sarebbe più bello e più onorevole che si chiamasse Bosco Pio V, Bosco San Pio V, piuttosto che Marengo in onore di Napoleone, perché lì vicino ci fu anche la famosa battaglia di Marengo. Ma la gloria di quel paesino è le origini che esso ha dato a questo grande papa del Cinquecento, papa domenicano, l'ultimo Papa Santo prima di San Pio X e il Papa Santo dopo un altro grande Papa del Medioevo che fu San Gregorio VII. E quindi, come già facevo notare proprio nel mio libro, c'è come un filo conduttore tra questi personaggi, difensori dei diritti della Chiesa, difensori della cristianità e anche personaggi che hanno quindi condannato l'errore. Pensiamo a San Pio X, fu il Papa che condannò l'eresia del modernismo, questa eresia che purtroppo è imperversa oggi nella Chiesa, ma questo, diciamo, è un altro discorso. San Gregorio VII fu un grande papa riformatore che ebbe da combattere nella sua epoca contro l'ingerenza del potere temporale, diciamo il potere civile, parliamo di Enrico IV di Germania, il famoso papa di Canossa, no? E che fu anche un grande papa riformatore, come riformatore nel senso buono fu San Pio V. Quindi San Pio V nasce a Bosco, nell'Alessandrino, si chiama Michele Ghislieri, nasce il 17 gennaio del 1504, festa di Sant'Antonio, quindi secondo alcuni si chiamava Antonio, in realtà battezzato Michele, e da una famiglia di origini illustre, si dice che erano i Ghislieri di Bologna, i quali furono cacciati a metà del secolo precedente dalla città emiliana per le lotte tra Guelfi e Ghibellini, e una parte della famiglia si sarebbe stabilita in Piemonte e da lì discende quindi il nostro Pio V, quindi Michele Ghislieri. Di origini quindi illustri, ma forse una vita molto semplice, almeno nei primi anni della sua vita, faceva il pastore, custodiva il gregge paterno, e si racconta che all'età di 16 anni seguì, credendo poi evidentemente il consenso paterno, due frati domenicani che erano venuti a predicare in quelle lande, e quindi entrò con essi nel convento domenicano di Voghera, dove seguirà e poi tutta la sua formazione. E certamente quello che
importante nella sua persona è certamente la formazione religiosa. Lui era un religioso, innanzitutto un domenicano. Domenicano è l'ordine della verità, il bianco del colore, il bianco e il nero, e quindi l'est-est non-non, e quindi lui alla verità che è Cristo consacrerà tutta la sua vita. Nel corso di tutte, diciamo, le cariche importanti dall'ordinazione sacerdotale, dalla professione religiosa in avanti, quando diventerà poi inquisitore, poi vescovo, poi cardinale e infine papa, egli rimane sempre un religioso. Diceva proprio queste parole, la sua forza stava anche in questo. Diceva: un religioso è come un pesce, e non può vivere fuori dall'acqua, no? Il pesce non può vivere fuori dall'acqua, il religioso non può vivere al di fuori di quello che è il suo habitat naturale, cioè il convento, la vita religiosa e soprattutto il consacrarsi alla gloria di Dio, alla carità soprattutto verso Dio e verso il prossimo. E poi in lui questo servizio della Chiesa, che lo porterà da Bosco nell'Alessandrino fino a Roma e alle cariche più alte della cristianità. Ecco, San Pio V visse in un'epoca molto molto particolare, 1500. Quale fu il contesto in cui si trovò ad essere responsabile, insomma, ad essere papa, e quali furono le sfide che dovette affrontare e vincere? Beh, il 500 è un'epoca chiaramente di profonda crisi, che viene soprattutto col protestantesimo, nel 1521, quindi Lutero, e poi tutti gli altri, Zwinglio, Calvino, eccetera. Quindi questa riforma, cosiddetta riforma protestante, che nega quindi alcuni dogmi della Chiesa e che porterà quindi allo scisma e alla separazione della Chiesa di una grande parte dei popoli europei. Però è un periodo quindi molto travagliato, conosce il sacco di Roma da parte delle truppe protestanti di Carlo V, però è un periodo anche di grandi santi, è di una profonda reazione, grandi santi tra cui mettiamo certamente anche il nostro San Pio V, mettiamo Sant'Ignazio di Loyola, mettiamo San Carlo Borromeo, tanti tanti personaggi di quell'epoca che ci mostrano la vitalità interna del cristianesimo, del cattolicesimo, di fronte alla reazione. Facendosi capire una cosa importante che in fondo non si sottolinea mai abbastanza, che il vero riformatore è colui che comincia a riformare se stesso. È quello che cambia. Cambiare se stesso per cambiare il mondo che sta intorno. Voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra, e quindi se il sale diventa scipito non serve più a niente se non essere calpestato, dice Gesù nel Vangelo. Quindi sì, San Pio V per primo, gli uomini come lui riformano se stessi e danno quindi quella scossa al cattolicesimo che porterà quindi al Concilio di Trento. Quando San Pio V sarà sul soglio di Pietro, per quei pochi anni, perché poi in realtà lui è stato 6 anni, dal 66 al 72, al sommo pontificato, cosa farà? Attuerà soprattutto i decreti del Concilio di Trento. Farà, chiaramente metterà in opera questo, a lui si deve gloria imperitura, certamente l'aver ristabilito nella sua dignità il messale romano, e poi evidentemente la gloria, diciamo, che ci tocca di più dal punto di vista politico e sociale, la questione della battaglia di Lepanto. Quindi lui fu il fautore e colui che volle la Lega Santa contro il Turco,
per difendere la cristianità dai suoi nemici esterni, che in quell'epoca era rappresentato appunto dall'impero ottomano, che portò quindi il 7 ottobre 1571 alla gloriosa battaglia di Lepanto, vittoria delle flotte cristiane sugli ottomani. E in fondo San Pio V è il defensor, il difensore della cristianità dai nemici interni, quindi pensiamo in quanto inquisitore generale della cristianità, quando condanna gli eretici, quando combatte l'eresia, e difensore dai nemici esterni quando affronta quindi il turco e i musulmani che altrimenti avrebbero preso l'Europa. Sì, quindi dicevamo che in quel periodo la Chiesa aveva numerosi nemici, partiamo dai protestanti, ma non solo, c'era anche Elisabetta, no? Anche Elisabetta. Elisabetta, sì. E c'erano gli ugonotti francesi, come lei ricorda nel suo libro. E quindi voglio dire, ci voleva veramente un Papa, ma soprattutto un concilio, come fu il Concilio di Trento, per riformare, realmente riformare, perché poi quella di Lutero non fu una riforma, fu tutt'altro, per riformare una Chiesa che, insomma, qualche cosa da riformare sicuramente c'era. E infatti nella prefazione del libro si dice che trasformò il Vaticano in un convento che sembrava uscire dal Medioevo di San Gregorio VII, che lei ha citato, e di Innocenzo III. Inoltre mi pare, sempre dal suo libro, Don Ugo, che San Pio V fermò il protestantesimo in Italia. Sì. Certamente vi è anche questo aspetto. Lui fu per volontà del suo grande amico e mentore, che fu Paolo IV, Papa Caraffa, fu elevato a una carica che ricoperse solo lui, cioè inquisitore generale della cristianità. Quindi quando lo elevò al cardinalato gli diede questo incarico, e lui effettivamente, pensiamo appunto in quel periodo, vediamo cadere in qualche modo uno dietro l'altro la Germania, la Svizzera, in Francia le guerre di religione ferocissime, con anche lì la Lega Santa e gli Ugonotti, la Lega Santa dei cattolici da una parte e gli Ugonotti dall'altra, in cui anche lì molto fece San Pio V appunto per mantenere quella nazione nell'alveo della Chiesa cattolica. E riuscì certamente con grandissimi sforzi ad arginare la penetrazione del protestantesimo in Italia. E d'altra parte, mi parlava prima di Elisabetta, lui scomunicò anche Elisabetta, la regina Elisabetta prima d'Inghilterra, figlia di Enrico VIII, che aveva trascinato nell'eresia la sua nazione al seguito, diciamo, delle sue passioni disordinate come principio, ma poi vi furono anche evidentemente gli errori teologici e dogmatici. E in questo effettivamente ritroviamo Gregorio VII, no? San Gregorio VII, il quale scomunicò all'epoca l'imperatore. Certo, la scomunica di San Pio V di Elisabetta non ebbe gli stessi effetti che ebbe Canossa con Enrico IV, perché i tempi erano cambiati, purtroppo in peggio, e quindi gli effetti, mentre nel Medioevo la scomunica del Papa slegava tutti dall'obbedienza all'imperatore, quindi i popoli cristiani, anche i principi, lo seguivano in questo, non era più così purtroppo nel XVI secolo. Però appunto San Pio V ricordava questo grande principio, che il Papa, il papato, è al di sopra di qualunque potere e dignità sulla terra, e quindi al potere di fare e disfare i regni e costituire e quindi anche dei nuovi regni. Per esempio anche fu a San Pio V che diede il titolo granducale al Granduca di Toscana, cosa che fece anche un po' arrabbiare l'imperatore Massimiliano. Quindi certamente una figura che in questo senso Papa Ghislieri si ricollega al grande Gregorio VII, che fu il Papa santo prima di lui, se escludiamo Celestino V, il quale fu più santo, diciamo, per aver rinunciato, ricordato per aver rinunciato al pontificato, piuttosto per quello che ha fatto in quanto pontefice.
Ecco, San Pio V era anche un grande studioso e conoscitore della Summa Teologica di San Tommaso. Sì. Quindi, voglio dire, era un papa estremamente preparato. Ah, lui era certamente un grande conoscitore della Summa Teologica e faceva anche, come lui stesso diceva, lo studio e l'orazione come qualcosa di fondamentale, di importante. Diceva: l'orazione è un mezzo efficace per acquistare la scienza. Il Signore, con questo divino commercio della preghiera, tanto più diventa atto ad apprendere, ad arricchirsi di scienza. Quindi l'importanza dell'orazione, della preghiera, anche per lo studio, e uno studio che poi abbia una portata sociale e pubblica anche in quello che poi lui farà nelle cariche più alte che va a ricoprire nel corso della sua vita. Questa preghiera, questa orazione, in fondo sarà anche l'arma più forte e più potente di cui lui armerà le navi cristiane a Lepanto, che fu soprattutto grazie alla preghiera, alle orazioni, alle processioni, ai rosari che furono fatti celebrare su ordine del Papa, San Pio V, nella cristianità, che le flotte cristiane, che tecnicamente, diciamo, anche numericamente erano inferiori a quelle dei turchi, poi portarono quella vittoria. Il segno fu all'inizio della battaglia, quando di Lepanto, quando i turchi spararono, il vento cambiò dalla poppa delle navi turche, passò alla poppa delle navi cristiane, e quindi lo stendardo fatto innalzare sulle navi cristiane, no signo vince, in questo segno vincerai, le stesse parole che ritroviamo sull'abalo di Costantino, ebbene porteranno le armi cristiane alla Madonna, tanto la vittoria delle armi cristiane grazie all'intercessione della Madonna, volevo dire. E quindi anche il Senato veneziano, a ricordo di quella giornata, e dirà: non sono stati i nostri comandanti, non è stato il valore, non sono state le armi, ma fu la Madonna che accordò la vittoria ai cristiani in quel giorno. E realmente fu così, egli infatti viene ricordato con affetto, devozione, amore dai cristiani, proprio per aver salvato la cristianità. Ecco, come riuscì San Pio V a mettere insieme degli stati che erano anche in conflitto tra loro, conflitto politico, conflitto commerciale. Ricordiamo, in quel periodo l'Europa era travagliata non solo per la riforma protestante, ma c'erano anche tutta una serie di altre situazioni che non stiamo adesso ad elencare. Ecco, la cosa veramente che fa pensare è come riuscì appunto a mettere insieme tutti questi stati e a organizzare un esercito che poi, nonostante numericamente inferiore, riuscì a sconfiggere la Messa Luna, come lei dice nel libro. Fu soprattutto la sua fede, il suo spirito di orazione e questa idea, in fondo medievale ma cattolica, io direi, quindi universale, che il Papa rappresenta il difensore della cristianità. E quindi bisogna anche rendersi conto di quello che era in quel periodo dal punto di vista militare e politico. E il Mediterraneo era in mano completa dei turchi, quindi le loro navi, le loro galee passavano sulle nostre coste, razziavano, riducevano i cristiani in schiavitù, e quindi era veramente, come dire, un pericolo per la sopravvivenza della cristianità. E lui se ne rende conto. Venezia, la Serenissima Repubblica di Venezia, era in conflitto col turco, e soprattutto quello che fece scoppiare la guerra fu la supremazia sull'isola di Cipro, quindi, che veniva disputata e contesa, diciamo, tra i veneziani e i turchi. Vi fu l'assedio di Famagosta, l'assedio quindi di questa città sull'isola di Cipro, e anche
principi cristiani che la difendevano, quando cadde in mano ai turchi, diedero la grande prova di valore. Bragadin fu praticamente scuoiato vivo, i principi giustiniani si fecero ammazzare piuttosto che appostatare, e quindi insomma furono momenti veramente difficili. E San Pio V capì che soltanto un'unione delle potenze cattoliche cristiane poteva far fronte a un'eventuale invasione che si prospettava, che tutti temevano in quel momento. E da lì lui era un uomo, abbiamo detto, di preghiera, di orazione, ma anche un uomo di politica, e quindi riuscì tramite i suoi ambasciatori a tessere questa lega difensiva e offensiva con la Spagna, con la Serenissima Repubblica di Venezia, la Serenissima di Repubblica di Genova, il Duca di Savoia, tante altre potenze cattoliche, per fare fronte a un nemico comune che era rappresentato dal turco, come si diceva prima, la mezzaluna. Va detto anche che appunto non si scoraggiò, perché la vittoria di Lepanto è del 71, 1571, ma il tentativo di costituire una lega dell'anno precedente, nel 1570, ci fu già una lega, che però tornò indietro appunto per dissidi e invidie e gelosie tra i vari comandanti, dovettero abbandonare l'impresa. Chiunque al suo posto si sarebbe scoraggiato, ma non San Pio V, che riprese il lavoro politico degli ambasciatori per ricostituire quindi questa lega, che fu cosa fatta nel maggio del 1571. Anche lì ebbe l'intuizione di affidare il comando di questa flotta, costituita quindi dalle galee spagnole, veneziane, genovesi, dello stesso stato pontificio, a Giovanni d'Austria, che era il fratellastro di Filippo II, quindi figlio naturale di Carlo V. Era un giovane di 24 anni che si era già dimostrato un valoroso comandante in spedizioni precedenti contro i barbareschi e i mori, e quindi godeva, malgrado la sua giovane età, e morirà anche giovane San Giovanni d'Austria, e godeva di un'autorità e di un prestigio notevole. Poi appunto era in questo modo poteva conciliare gli uni e gli altri, perché da una parte la Spagna, dall'altra l'impero, insomma, senza essere né di qua né di là. E poi quindi sotto il suo comando c'era Marcantonio Colonna, che comandava le galee pontificie, Andrea Doria, ammiraglio genovese, che comandava le galee spagnole, e quindi insomma fu veramente una grande opera da parte di San Pio V. E quindi benedisse lui stesso le armi cristiane per questa vittoria, che fu riportata nella baia di Lepanto, quindi di fronte, praticamente non tanto distante da Costantinopoli, no? Anche questo ci fa capire, nei tempi moderni, in quali si dice che già non siamo guerrafondai, la guerra di per sé è sempre un male, però alle volte un male necessario, e deve essere fatta per evitare mali ancora più grandi, ecco. E quindi lui capì questo, e probabilmente dobbiamo essergli riconoscenti se l'Europa è ancora cristiana, o era ancora cristiana, potremmo dire prima del Concilio Vaticano II, è grazie anche a un San Pio V, altrimenti probabilmente sarebbe stata invasa dai musulmani molto prima, e forse al posto dei campanili avrebbe minareti. Ecco, quindi bisogna pensare a quello che lui ha fatto, perché era veramente un pericolo imminente. Quindi l'importanza della fede, lei ha sottolineato anche l'importanza della fede. Vorrei leggere, don Ugo, un passo del suo libro. Lei dice: poiché grazie a lui il 7 ottobre 1571 sulle acque di Lepanto le armi cristiane, contro ogni umana previsione, sbaragliarono la flotta della mezzaluna. Era stato lui, con la sua tenacia, a concludere un'alleanza dei principi cristiani, era stato lui ad interessarne la Madonna.
Sappiamo infatti che mentre si combatteva a Lepanto, la confraternita del Rosario percorrevano processionalmente le vie di Roma. Quindi l'importanza della fede. Poi ovviamente molto si è narrato, si è raccontato anche della grande preparazione che ci fu per quanto riguarda l'organizzazione della flotta, soprattutto Venezia, mi pare che insomma mise in campo delle galee molto particolari, innovative, eccetera. Ma di fatto qual è il messaggio che io sto prendendo da quello che dice? Nei momenti chiave, nei momenti importanti, è la fede, è la fede che ci deve aiutare. In fondo anche lì cos'è che accomunava tutti questi popoli, cos'è che accomunava tutti questi individui che si batterono a Lepanto? Pensiamo, ci furono i personaggi anche famosi, ci fu anche il famoso poeta spagnolo Cervantes che fu ferito a Lepanto. Cos'era che quello che li accomunava era la fede comune, lo spagnolo, il romano, il piemontese, il genovese, il veneziano, la fede in Cristo Gesù e la fedeltà alla sua chiesa in terra, e quindi per un bene comune ecco che ci si sacrifica, si affronta la difficoltà, anche la guerra necessaria, soprattutto per difendersi, ripeto, fu soprattutto una guerra di difesa che portò l'attacco in casa del nemico, ma doveva soprattutto difendere la cristianità, e quindi fu la fede cristiana, la fede cattolica che accomunò tutti questi popoli. E lui, San Pio V, appunto nella sua geografia si racconta come era anche un personaggio, un santo proprio, quindi aveva delle rivelazioni particolari, e come fu grazie a una rivelazione che gli venne a sapere il giorno stesso, all'ora in cui la battaglia fu vinta per rivelazione divina, e lui stava facendo delle carte a Roma il 7 ottobre del 1571, si alzò dalla sua tavola e disse: andiamo a pregare perché la Madonna ha concesso la vittoria alle armi cristiane. Ora, l'annuncio ufficiale della vittoria tardò ad arrivare, passarono più di 15 giorni, in quei tempi non c'era la televisione, non c'era la radio, non c'era internet, quindi bisognava aspettare che una galea veneziana fosse arrivata a Venezia e da lì fosse spedito un messo con una lettera ad annunciare la vittoria. Quindi quando già l'entourage, i cardinali, i segretari, eccetera, cominciavano a dubitare della realtà di questa visione, profezia di San Pio V, arrivò invece la notizia ufficiale che confermava questa grandissima vittoria, e quindi che fu attribuita, come dicevamo già prima, soprattutto alle sue preghiere, alla sua intercessione, a tutto quello che egli fece fare, armò veramente la flotta cristiana di preghiera. Su ogni nave o su molte navi erano imbarcati dei cappellani, soprattutto cappuccini o gesuiti, i quali prima della battaglia diedero l'assoluzione e la comunione, celebrarono la messa per i soldati cristiani, e quindi veramente furono armati della forza di Dio, dell'Eucarestia, da soldati di Cristo, e riportarono questa vittoria. Quindi furono più di 100 e passa le navi turche affondate, furono 8.000 i morti della flotta turca, 10.000 i prigionieri, e soprattutto un bottino che portò molta gioia ai cristiani fu la liberazione di 12.000 schiavi delle galee turche, che erano la maggioranza cristiani, i quali furono liberati. E quando, si dice appunto, durante la battaglia, come si faceva spesso, si dava la libertà ai forzati, quelli delle navi turche che erano cristiani si rivoltarono contro i loro stessi aguzzini, e quindi questo fu certamente un punto a favore dei cristiani, quindi la liberazione di tutti questi poveretti che erano schiavi cristiani nelle galee musulmane. Quindi ecco, insomma, questa è la figura così bella, così significativa di San Pio V.
Sì, e poi si è dovuti aspettare un po' di secoli prima di avere un altro santo, no? San Pio X. San Pio X, sì, quindi X. Da San Pio V a San Pio X. Un altro papa riformatore, nel buon senso, anche lui ha combattuto l'eresia. Se San Pio V condannò il protestantesimo e fece tutto il suo grande sforzo per arginare la diffusione del protestantesimo, Papa San Pio X all'inizio del Novecento condannò il modernismo, che lui chiamava la sintesi di tutte le eresie, di cui vediamo oggi gli effetti purtroppo devastanti all'interno stesso della Chiesa. Quindi anche lì San Pio V, San Pio X, sono chiaro che questo fil rouge che li collega rimane, allora evidentemente siamo particolarmente affezionati. Ecco, che lezione possiamo trarre dal papato e dalla fine Pio V, dalla battaglia di Lepanto, da quello che fu fatto in quel periodo, dal concilio di Trento, dalla Santa Messa? Un'altra cosa di cui non abbiamo parlato è la questione anche della Santa Messa, no? Soprattutto per i tradizionalisti San Pio V è il Papa della Santa Messa, quindi egli mettendo in attuazione i decreti del Concilio di Trento promulgò o istituì piuttosto, come si preferisce dire, il Messale romano alla sua antica integrità. Questo cosa voleva dire? Non è che lui abbia fatto una nuova messa come invece fece Paolo VI nel 69. Lui restituì la messa romana alla sua purezza antica, perché bisogna sapere che fino a San Pio V molto spesso anche i vescovi delle chiese locali potevano intervenire sulla liturgia e sulla messa, sul breviario, perché San Pio V riformò anche il breviario, cioè la preghiera liturgica della chiesa, per la loro diocesi. E invece giustamente San Pio V purificò, diciamo, la messa da alcuni elementi che vi si erano, come dire, introdotti e la restituì al suo antico splendore, ma non cambiò, non la cambiò. La messa di San Pio V è la messa di San Pietro, vi sono degli elementi nella messa di San Pio che noi chiamiamo di San Pio V, che invece ci ricordano proprio i primi secoli del cristianesimo, proprio una piccola cosa, no? Quando il sacerdote nel canone romano prende il calice e dice "Accipies unc precarum calice", in questo calice, e i liturgisti più dotti ci fanno notare, dice "questo calice perché ci ricorda che San Pietro probabilmente celebrava con quello stesso calice che Cristo usò all'ultima cena", e quindi giustamente nella messa romana poteva dire "prese questo calice", e quindi tutto questo si ritrova ancora nella liturgia cattolica, no? Per mostrarci l'antichità e la sacralità di questo rito. E quindi San Pio V, istituendo il nuovo messale, il messale riformato, e restituendo il messale antico al suo splendore, riceve la famosa bolla quo primum, quindi che nessuno osi mai cambiare qualunque cosa in questo messale, sappia che se lo farà incorrerà nella collera degli apostoli Pietro e Paolo. E quindi questo, diciamo, è il primo messaggio che ci dà anche l'universalità, no, della messa in latino, della messa antica. In tutto il mondo si celebrava alla stessa maniera, si pregava alla stessa maniera. Quando abbiamo visto un San Pio V che prepara un esercito per difendere la cristianità, ma la cristianità era armata quasi come un esercito schierato alla battaglia dalla preghiera, dalla comunità cristiana che pregava e si indirizzava a Dio allo stesso modo, col messale romano, col breviario romano, e quindi ecco, questo dava anche l'idea dell'unità di questa preghiera, cosa che si è completamente persa con la riforma, tra virgolette, che è uscita dal Concilio Vaticano II. Altro messaggio secondo me importante è il seguente: ricordare che il cristiano è un soldato di Cristo,
il buonismo, il calare le brache sempre di fronte al nemico, volemose bene, non è sempre la soluzione migliore. Quindi vediamo che un Papa santo, un Papa religioso, un Papa che difende la cristianità, non ha esitato a formare questa Santa Lega che portò alla battaglia di Lepanto, e quindi lui fermò l'avanzata dell'Islam. Pensiamo se fosse successo il contrario, cioè cosa sarebbe successo se a Lepanto avessero vinto i turchi? Beh, si sarebbero riversati in Europa e forse avrebbero preso la stessa Roma, folli di orgoglio e di presunzione. Questo non è avvenuto grazie a San Pio V. Oggi vediamo, e neanche successivamente. E neanche successivamente, anzi, cioè, molti commentatori storici dicono a partire da quel momento vi è il declino dell'impero ottomano, che porterà poi alla sua dissoluzione a fine 800, inizio 900. Ma oggi viviamo politicamente una situazione completamente inversa e ribaltata grazie, direi, alla codardia, alla viltà dei nostri politici, i quali invece di fermare i nostri nemici li stanno facendo venire in Europa. Quindi l'Islam ci sta invadendo, e quello che non riuscì a fare nel 500 grazie alla vittoria di Lepanto e al valore dei cristiani, lo stanno facendo oggi con la causa della viltà dei nostri politici e dei disegni massonici che, insomma, vogliono trasformare l'Europa in un nuovo Islam, perché ormai siamo invasi. E purtroppo vediamo che anche oggi non siamo neanche più difesi da coloro che dovrebbero difendere, quelli che occupano la sede di Pietro e li fanno venire invece di fermarli. Quindi qui è quello che è veramente inquietante, insomma. Beh, prima, quindi venga, ben venga un San Pio V, Signore, dateci un altro San Pio V che ci difenda dal male, dal nemico interno ed esterno. Forse purtroppo i tempi in cui siamo non ce lo meritiamo. È più interno che esterno. Lei prima ha parlato di buonismo. Cosa intende per buonismo esattamente? Ma il buonismo è quell'attitudine, come dire, un po' di intendere la religione e il vivere comune come un volemose bene, no, alla romana. E questa mancanza di forza, questa mancanza di convinzione, che porta poi anche all'indifferentismo, soprattutto dal punto di vista religioso, è la mancanza di fede, cioè non si crede più nella verità, ognuno la sua verità, il relativismo assoluto, e dimenticandosi e pretendendo che in fondo così questo sia il vero messaggio cristiano. Mentre non è così, Gesù dice nel Vangelo: chi non è con me è contro di me, chi non raccoglie con me dissipa. Quindi vi è un aspetto militante certamente nel cristianesimo, questo aspetto militante che vediamo per esempio in un personaggio come San Pio V, e quindi certamente che nei secoli passati era qualcosa di normale, no? E di vissuto quotidianamente dai cristiani, cosa che invece oggi non si conosce più. Però alle volte è necessario, dobbiamo difenderci, l'uomo deve combattere, milizia es vita hominis interis, e quindi dobbiamo combattere contro i nostri nemici interni ed esterni, il demonio, il mondo, la carne, e quindi questo comporta una battaglia in noi stessi, e alle volte abbiamo anche dei nemici esterni. Pensiamo all'eresia e all'Islam, che poi è una religione aggressiva, no? Se vogliamo, forse più meglio dire una dottrina politica aggressiva, che vuole conquistare il mondo. E quindi se noi siamo imbelli, se non ci difendiamo, più facilmente saremo conquistati, e non meriteremo neanche la gloria del martirio come i nostri antenati, perché magari neanche noi ci crediamo più. I cristiani di oggi sono tiepidi, indifferenti, non credono più nella verità, e quindi questo è il grande dramma del mondo moderno, il grande flagello un po' di questo buonismo di cui mi domandavo. Sì, per buonismo mi permetto di fare qualche
qualche mia riflessione. Per me il buonismo è una sorta di relativismo pratico e non distinguere tra il bene e il male, o non voler distinguere tra bene e male, certo. E non riconoscere i diritti della verità. La verità è tutto sommato probabilmente una sorta di prassismo, ecco, potremmo definirlo una sorta di prassismo. Quindi i comportamenti sono dettati dall'utilità e non dalla verità. Questo potrebbe essere, a mio avviso, non è bene ciò che è vero, ma è bene ciò che piace. Ciò, no? Che piace o ciò che mi conviene, perché poi questo è la... un grande principio. Io la ringrazio tantissimo, Don Giugni, veramente tantissimo, e mi auguro che veramente questo suo libro, che merita di essere letto, venga letto da tantissime persone e che faccia anche da ispirazione un po' in questi tempi veramente, veramente non belli, diciamo, forse tra i più duri che abbiamo vissuto. Se vuole aggiungere qualcosa, faccia pure. No, ringrazio lei per la sua intervista, per questo, sperando che appunto queste poche parole, questa chiacchierata informale che abbiamo fatto insieme possano essere di aiuto e di stimolo e di progresso spirituale, soprattutto per chi avrà la pazienza di ascoltarci.